Uè, ragazzuoli, da Roma una novità importante. Abbiamo questa una collezione privata Judas Priest e le Zeppelin. E mo Paolo Romano. Tutti da paura per vari motivi. Adesso vi spiegheremo. Tra poco li posteremo sul nostro sito www.venizacchia.com e ogni link lo metteremo all'interno dei video. Per cui se li volete, comprateli subito. Non è un consiglio, è una minaccia. L'ultimo di Judas Priest, edizione limitata colore rosso, e questo è quello meno raro di tutti. Ed ecco qua tutta la serie completa di Judas Priest usciti per la Back to Black, etichetta con riferimenti alle major Atlantic e Sony Music, tutti colorati e diversi doppi. Guardate cosa è arrivata, una collezione fantastica. Guardate qua. E la prossima settimana avremo anche gli Iron Maiden, Bob Dylan e Metallica, tutte rarità assoluta. Abbiamo preso una collezione spaventosa. Guardate qui. Tutti tenuti perfetti, tutti tenuti perfetti, come nuovi. Guardate. Chi prende questi dischi fa l'affare dell'estate. Guardate. E adesso passiamo alle Zeppelin. Guardate qui, tiratura limitata 500 copie, questa è la numero 159. Questi sono invece vinili della Classic Records americana, rarissimi, rarissimi, tutti ufficiali o fuori catalogo. Guardate qua, guardate qua, questo è americano originale, Presence, stampa originale giapponese, c'è anche House of Violi che non vi facciamo vedere, giapponese originale. Guardate qua, Classic Record, Sono Remain the Same, 200 grammi ragazzi, guardate cosa è arrivato, guardate cosa è arrivato. Guardate qua, stai a Padova, riesci a trovare il negozio, stai a Palermo, prendi il treno e vieni subito, prendi pure l'aereo, perché questi non li vedi più. Guardate, guardate qua. Noi siamo EDF Point 1, il nostro sito è www.vinistrecchia.com e questi sono dischi che dovete per forza di cose prendere, perché sono dei vinili molto rari, tenuti perfetti. I Judas Priest sono tutti colorati e ufficiali, ok? Oggi inizieremo a mandare tutti i link. Adesso tocca a voi. Più di questo non possiamo fare.